Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, innanzitutto, mamma mia, grazie, grazie per aver guardato in tantissimi il video che ho pubblicato questa mattina alle 8 che vi faceva vedere quanti particolari, quante piccole sottigliezze ci sono in questi giorni relativi a una delle skin, a parer mio, più belle del gioco. Noi lo chiamiamo Pandi Zenzero, in realtà è Ginger. In inglese, ragazzi, una delle skin più rare, più ricercate, sembra che stia per fare di prepotenza il suo grande ritorno. A differenza, come già vi dicevo, dello Skull Trooper, che non è stato ufficializzato, qui abbiamo già visto due wallpaper che contenevano il pan di zenzero. Abbiamo visto come ieri Nick Chester, uno dei capoccia di Epic Games, abbia twittato sulla sua pagina ufficiale lo zoom dell'omino pan di zenzero. E oggi, ragazzi, ho notato, grazie a un ragazzo che non ricordo chi sia, una cosa incredibile nella pagina di Twitter ufficiale di Fortnite. Voi lo sapete, ragazzi, su Twitter loro pubblicano ogni volta che esce un ballo nuovo uno spezzone musicale dove c'è il personaggio che balla il ballo nuovo, a volte sui tetti, a volte nei magazzini, insomma, lo sappiamo tutti, ragazzi. Quindi voglio farvi vedere una cosa, raga. Un momento solo che apriamo una finestra di Google, no, apriamo una finestra di Google, dove caspita è? Eccola qua, ragazzi. Se noi andiamo su Twitter, Epic Games, e andiamo sulla pagina ufficiale di Twitter di Fortnite, se andiamo sulla dove, ok, ragazzi, voi lo vedete il mio mouse? Non lo so se lo vedete, fatemi vedere. Non lo vedete, ma guardate, ragazzi, alla là sopra nella finestra, raga. Guardate nella finestra. Chi è questo qua? Prot. Questo, ragazzi, lo state vedendo nella finestra là sopra. C'è palesemente l'omino Pandi Zenzero che sta guardando dalla finestra. Quindi, ragazzi, nel giro di 3 giorni, raga, un sacco di elementi che ci fanno pensare che l'omino Pandi Zenzero tornerà ben presto nei nostri shop. Per questo, intanto, ragazzi, vi dico tutto quello che trovo sul Pandi Zenzero, ve lo faccio vedere, ma vi faccio vedere anche, ragazzi, una figata che i miei informatori, Fabione, quello che succede su Twitch e YouTube, i miei grandi, grandi data miner che mi aiutano sempre tantissimo, hanno pescacciato in giro nei file sorgenti della season 5. Ragazzi, state pronti? Mi tengo perché andremo a vedere una nuova modalità e una nuova skin con un nuovo piccone. Vedremo un po'. Attenzione, ragazzi, 3, 2, 1. Salama fatafattaia, raga, guardala qua. Prot. Questa, ragazzi, è una nuova skin che sembrerebbe essere stata ritrovata dentro ai file di gioco e, come vedete, ragazzi, mostra praticamente l'operazione segreta, la skin, quella che conosciamo tutti essere di Fabio Game. Questa è di Fabione, questa è di Fabione. Allora, la modalità me l'ha mandata, quello che succede su Twitch e YouTube. Come si dice? Molto molto bella, ragazzi. Non credo sia una skin leggendaria, sebbene lo sfondo ci suggerisce un arancione giallo che è tipico delle skin leggendarie, ragazzi. Potrebbe tranquillamente essere epica come l'operazione segreta. E, ragazzi, hanno recuperato Prot anche questo, ragazzi. Guardate che roba! Questo è un piccone incredibile, raga. È una spada che trafigge un demone con una corona, viene giù il sanguino. Allora, io non lo so se sia una concept art o se sia una skin. È fatta veramente, veramente bene per tutto quello che abbiamo appena visto.
Mi auguro e spero che sia una skin che potrà arrivare prestissimo. Voi come al solito i leak prendeteli sempre con le pinze, mi raccomando, guardate questo video perché sennò mi dite chiude quando esce la skin col piccone insanguinato. Quindi ragazzi, mi raccomando, sono leak, potrebbero averla messa come concept e non farla uscire mai, quindi non lo sappiamo. Quello che invece sappiamo, ragazzi, è questa nuova immagine. San Kateri, voi l'avete in piccolino, adesso ve la ingrandisco, raga. Prot. Questa, ragazzi, sarà lo sfondo della nuova modalità che arriverà prestissimo, ragazzi. Arriverà veramente, veramente prestissimo. Ed è una modalità, ragazzi, che nella descrizione che hanno trovato dice: questa modalità incoraggia il combattimento tattico e al limite delle costruzioni, mettendo risorse e munizioni molto molto limitate. Mi raccomando, perché lui dice anche, loro vogliono usare in questa modalità la strategia dei giocatori, quindi ci saranno molte meno casse di munizioni, forse non ci saranno addirittura gli airdrop, arriverà tra 2 settimane, raga, questa modalità, e le risorse che prenderemo dagli oggetti, dagli alberi, dalle pietre, dal ferro, saranno veramente veramente al limite. Ed è una modalità molto interessante, perché in realtà ci sta il fatto che non ci siano le mega costruzioni incredibili che ti fanno veramente penare e dannare. Le strutture, dicono, iniziano anche con meno salute, quindi oltre ad avere poche costruzioni, quando vengono colpite le costruzioni è molto più facile distruggerle. E sembra che anche la salute dei giocatori non sia come quella a cui siamo abituati a giocare. Beh ragazzi, questi erano dei leak molto molto interessanti per quello che riguarda il futuro dei prossimi giorni di Fortnite. Ovviamente voi ragazzi, se volete sapere tutte le novità e se volete anche scoprire con un po' di anticipo i file che sono all'interno del codice sorgente, non dovete fare altro che lasciare un bel pollicione in su e iscrivervi al canale in modo da crescere insieme. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Noi ci vediamo domenica mattina in live con i fans. Ciao!